Oggi 8 dicembre 2018 siamo alla Nuvola, qui all'Eur, la fiera di piccola e media editoria, e incontriamo un po' di persone che conosciamo, che abbiamo incontrato anche nella nostra piccola epopea di Libri TV, con le presentazioni dei libri. Ci sono degli editori, siamo in compagnia di Chiara Tempesta e le chiediamo qualche cosa. Intanto inizialmente le chiediamo come si trova qua, come è stata organizzata questa fiera, come sta andando la sua presenza qui. Allora, quest'anno forse rispetto allo scorso anno sta andando un pochino meglio come organizzazione, poi indubbiamente la crisi dell'editoria si sente tutta, perché la presenza non è più quella che ricordiamo del Palazzo delle Esposizioni, dove si svolgeva prima la fiera, cioè le file chilometriche adesso non le vediamo più. Però questa sera, 8 dicembre, un po' di gente fortunatamente si vede, quindi tiriamo un sospiro di sollievo, perché gli altri giorni c'era da piangere. Chiara Tempesta, come si può chiamare? Un piccolo editore o un medio editore? Ancora sono piccolo, devo ancora crescere. Allora, un piccolo editore che ha, abbiamo visto nel suo banchetto, lo ricordiamo, E34, se non sbaglio, ok, quindi parecchi titoli di argomenti molto diversi. Abbiamo, mi ricordo, questa memoria mia che fa poco testo, ho presentato su Libri TV un libro di Laura Fiore, Abortire tra gli obiettori, parecchi anni fa ormai, beh, diciamo 4-5 anni fa credo. E lì, Chiara Tempesta, c'è una tematica che prediligi nelle tue scelte editoriali o è molto diversificata l'offerta? No, ci sono delle tematiche che prediligo, perché mi piacciono i libri a carattere sociale, cioè mi piacciono i libri che hanno qualcosa da dire, che possano creare comunque un dibattito. Amo molto la saggistica, infatti poi Tempesta ha una collana di saggistica molto importante, di critica religiosa. Poi appunto c'è il libro come quello di Laura Fiore, ma ne abbiamo fatti altri sul perché si vuole morire, e ce ne sono nati tanti, ne uscirà uno a fine gennaio di nuovo sull'eutanasia e sulla libera scelta del fine vita. E queste sono le tematiche che Tempesta predilige. Poi però ha una piccola collana di saggistica musicale, ha una piccola collana di fotografica e poi apriamo anche un pochino al generico, perché non è meno importante, però al romanzo, quello classico che chiamano un po' tutti, ecco, per accontentare poi genericamente tutti, anche quelli che non amano i temi sociali. Chiara, volevo sempre farti questa domanda da un po' di tempo e un po' a tutti gli piccoli editori: come hai cominciato questo mestiere, questa professione? Ho iniziato nel 2011 perché militavo comunque negli ambienti laici, diciamo, per le battaglie sociali, per i diritti civili. È iniziato da lì, è iniziato da un'idea di fare battaglia in una maniera diversa. Fare battaglia con i libri sembrava una cosa strana, è stata anche un pochino incosciente all'inizio come cosa, perché probabilmente avevo sottovalutato tanti problemi che ci possono essere, anche tante porte chiuse che si possono trovare. Però è iniziato così, è iniziato proprio dalla volontà di mettere su carta delle battaglie sociali. E poi, per fortuna, ancora sono in piedi dopo 7 anni e spero ancora di continuare, e magari che determinate battaglie diventino un ricordo, che magari questi libri facciano ridere a chi li leggerà un domani. Però purtroppo per adesso sappiamo che ancora la strada è lunga da fare. Un'ultima domanda, Chiara, secondo te gli italiani sono, sappiamo che sono pochi quelli che leggono, sono buoni lettori questi pochi che leggono, leggono cose buone, cose valide, oppure un po' la qualità, diciamo, lascia il posto a magari alla cassetta, a chi ha un po' più di impatto, all'autore che ha più impatto mediatico e pubblicità di vario tipo? Probabilmente i grandi lettori sono ottimi lettori, perché ci sono comunque le persone che leggono tantissimo, che sì, probabilmente leggeranno anche il testo commerciale, quello promosso dal grandissimo marketing, dalle grandissime case, però magari vanno anche alla ricerca della particolarità e della qualità. Poi c'è il lettore comune che invece legge soltanto ciò che è commerciale, ciò che è pubblicizzato, ma questo credo che valga un po' per tutte le categorie, non soltanto per l'editoria. Io posso reputarmi fortunata perché i miei lettori sono accaniti lettori e sono fedelissimi lettori di Tempesta. Di solito quando cominciano con uno continuano anche con gli altri.
Grazie Chiara Tempesta e poi speriamo di incontrarci. Incontreremo sicuramente per qualche presentazione o qualche evento.